Ciao Massimo, benvenuto, bentornato. Per chi non lo sapesse, Massimo è un imprenditore italiano, ricercatore in America, adesso vive in Africa, in Tanzania, e si occupa anche di economia, più che altro per far investire su beni di valore, valori appunto che come l'oro, altre cose, che il bene rifugio sicuri. E oggi ci parlerà della sua fondazione. E quindi chi di voi è interessato per eventuali investimenti o per salvaguardare i risparmi che rischiano di andare in fumo ormai, ecco qui fatto vedete qui sovraimpressione la Dottor Max Foundation, di cui verrà in Italia, in Toscana, provincia di Lucca, a presentare questa sua iniziativa, che adesso gli lascio la parola così vi spiega bene cosa si tratta e poi voi che vuole andare lì a Lucca o in Toscana o anche da lontano, adesso vi dirà tutto il programma e lo scopo di questa fondazione e così in modo che chi vuole aderire può aderire. Prego Massimo, a te la presentazione di questa tua iniziativa. Benissimo, Balde, intanto grazie per l'opportunità. È un po' che non facciamo più niente, eh? Quindi questa è stata una buona Sì, occasione beh. per risentirci. È passato di fiume sotto i ponti questi giorni, No, questo ma tempo qui. devo dire che è stata anche colpa della linea, ti ricordi? La linea Sì, che ci lo so, collegava lo so, lo so. e quindi avevamo avuto un sacco di problemi. Adesso sto ancora aspettando il DSL, qui inseriranno una sorta di DSL tra poco, e quindi comunque accontentiamoci perché adesso sono riuscito, riesco un po' meno, insomma, a fare quello che devo fare. Benissimo. Allora, dunque, per chi non mi conosce, velocemente, io sono Massimo Guerrieri, il mio nome originale è quello lì. In passato abbiamo fatto forse più di 100 video insieme a Ovaldo Croce. I miei video sono ancora Sì. scaricati nella quasi totalità sul canale di YouTube sotto Massimo Michele Guerrieri, e sono l'autore anche di questa trilogia qui, quella che vedete qui dietro, questi tre volumi dedicata al nuovo ordine mondiale. Perché è stata importante la trilogia? Io all'epoca ero ancora in America, dove sono stato a New York dal 1999 al 2003, al 2000, scusate, 21. Poi in era Covid ho deciso di spostarmi qua in Tanzania. È stata molto importante la trilogia perché, oltre che contenere purtroppo delle piccole grandi verità, cose che si stanno diciamo realizzando giorno dopo giorno, e mi ha dato lo spunto, per esempio, per approfondire un argomento che non conoscevo assolutamente, come quello dell'oro e degli investimenti in genere. Quindi da quel momento lì ho fatto un po' di ricerca sull'oro, sulla borsa di New York. Mi sono accorto subito che c'era l'ennesima bolla finanziaria in atto, che sta ancora continuando in un certo senso. Per fare la storia in breve, da lì ho maturato, diciamo, questo rapporto con questa azienda tedesca che si chiama Auvesta, con la quale sto collaborando piuttosto bene per 4 anni, per gli ultimi 4 anni. Però nell'ultimo anno io ho sentito il bisogno di inserire altri collaboratori, altre aziende, e adesso siamo arrivati a un buon punto per cui, quando per esempio una persona ha un problema con l'oro perché l'ha comprato, non sa dove stoccarlo, oppure lo deve comprare, deve fare ha bisogno di una sorta di consulenza, diciamo così, onesta, diciamo così, a 360 gradi, mi può contattare e io le faccio la consulenza gratuitamente. Poi, se le aziende con le quali collaboro io possono essere di supporto, benissimo, altrimenti il soggetto è libero di andare a comprare l'oro dove vuole. Quindi io sono praticamente un consulente indipendente. Questo ci tengo a precisarlo perché io questo lo posso fare anche grazie all'esperienza maturata a New York, perché senza un minimo di basi anche di inglese è abbastanza difficile al giorno d'oggi, insomma, presentarsi in maniera credibile. Ora, detto questo, poi nel corso degli ultimi 4 anni, quando è venuto fuori il Covid, io ho deciso di lasciare New York e sono stato molto fortunato. Ho preso contatto con delle persone qua in Tanzania,
Tanzania è nel sud-est dell'Africa, e costituisce con altre 5 nazioni limitrofe l'Unione del Sudafrica, è uno con la che col Kenya una delle nazioni più importanti, naturalmente. È una nazione in crescita e devo dire che io mi sono spostato qua anche un po' per provare, sono arrivato il 19 aprile del 2021, sono già passati quasi 3 anni e mezzo e mi sono trovato molto bene e ho deciso di rimanere, va bene? Allora, cammin facendo, io ho continuato quindi la mia consulenza per l'oro, io parlo di oro il sabato alle 9 sul mio canale di Telegram, consulenza oro e metalli preziosi. Chi poi vuole, ti ho mandato un'email, Ubaldo, con tutti i link, sai le informazioni per collegarmi? Per sì, ho visto, visto. Bravo, se non ti dispiace poi le incolli, va bene. E poi il lunedì in linea di massima sono ospite di Flavio. Flavio ha organizzato quella che una volta era partita con la rana bollita, adesso è diventata la rana libera, poi a lui ha tanti altri canali fuori dal pentolone, la Expat Italia, quindi sto collaborando con lui e lunedì sera facciamo degli interventi alle 9 la sera in linea di massima su, ultimamente sulla rana libera, sui quali Ubaldo faccio praticamente il lavoro che facevamo con te, sai? Cioè prendo degli argomenti storici e li sviluppo sempre in relazione agli approfondimenti presentati nella trilogia, parla anche un po' di attualità, ma soprattutto parliamo di cose legate al nuovo ordine mondiale, agli illuminati, all'elite, a quello che succederà nel 2025 a seguire, al World Economic Forum, alla BIS di Basilea, insomma un po' di economia, di finanza, tanto per riuscire a capire che noi stiamo vivendo in un momento epocale, no? Diciamo così, di transizione, e che la cosa proprio da fare in questo momento, per chi lo può fare, è cercare di mettere al sicuro quei pochi soldi che sono rimasti. E per la ricerca, per lo studio, tutto lo studio che ho fatto io, sinceramente l'unica cosa che mi dà una certa sicurezza, una certa garanzia, è l'oro o comunque l'argento e i metalli preziosi. Va bene? Dunque, ritorniamo al discorso. Mi sono spostato qua e ho continuato a fare i miei soliti interventi. L'intervento, o forse centrale, più importante, che ha portato qua in Tanzania oltre 30 persone in questi 2 anni e mezzo, è quello sul piano B, il famoso piano di emergenza. Quindi le persone hanno cominciato a... Piano B, di cui ho parlato, se ti ricordi, Ubaldo, per il mio piano B, era il mio piano B, non era il piano B per nessuno. Poi piano piano è maturata questa possibilità qua. Molte persone sono venute, in linea di massimo si sono trovate bene, dovete sempre capire che qua siamo in Tanzania e molte cose funzionano all'africana, quindi non ci possiamo aspettare servizi di primissimo livello in certe situazioni, bisogna adattarsi, va bene? Però posso dire che il riscontro è stato sicuramente positivo. Cosa ho fatto io nel frattempo? Beh, non sono stato con le mani in mano. Ho lavorato e ho messo a punto un sistema che permette a tutti coloro che hanno oltre 55 anni di venire qua e ottenere in 3 giorni, il quarto è dedicato eventualmente all'apertura del conto corrente, il permesso di residenza per 2 anni senza vincolo di obbligo, diciamo, di permanenza. La Tanzania è uno dei pochissimi paesi al mondo che ti permette, che ti dà questa possibilità qua. Credo che ce ne sia soltanto un altro simile, va bene? Quindi le persone sono venute qua, molte, e hanno presentato documenti molto semplici, perché a me basta un passaporto valido e un saldo del conto bancario in cui ci sono 15-20 mila euro, una cosa di questo tipo. Poi se ci sono altri investimenti, va bene. Io ho tutta la documentazione pronta, voglio dire, per spiegare per bene queste cose, ora faccio una sintesi. Mi manda questi documenti che io richiedo, in una settimana, 10 giorni è tutto pronto,
facciamo una brevissima consulenza che comunque è molto importante per il piano B, perché bisogna conoscerci anche un pochino meglio, è evidente. Dopodiché io gli do una mano per organizzare il volo, e definiamo insieme il periodo, la settimana. In una settimana si fa tutto. Inizialmente io portavo anche gli amici che venivano dall'Italia a visitare Zanzibar, perché per tutta una serie di ragioni poteva essere altrettanto interessante. Adesso non si può più comprare proprietà in Zanzibar, a parte a particolarissime condizioni, e quindi quella diventa casomai una cosa in più da proporre dopo la settimana. Non c'è obbligo di prendere la residenza, come dicevo. Quando uno viene ha sostanzialmente tre possibilità. La prima è venire a fare soltanto la vacanza investigativa. È una cosa semplicissima, chiedo una fee minima e da ora in poi tutte le mie fee, anche personali, andranno qui, ora poi vi spiego. Oppure possono venire come pensionati, oppure possono venire come volontari, perché adesso, grazie alla fondazione, io posso prendere tutti, non soltanto italiani, posso prendere anche stranieri che hanno comunque desiderio di venire qui e prendere una residenza per vivere qui, per venire a lavorare come volontario, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi è diventata una cosa molto, molto flessibile per tutti. I volontari ci sto ancora lavorando, la procedura è abbastanza semplice, però diciamo che c'è il discorso della carta di lavoro, c'è sicuramente l'obbligo della carta di lavoro nel momento in cui loro vengono qua e vogliono lavorare per la fondazione. Per esempio, ora poi ne parliamo dopo, aiutando la raccolta della plastica o dei rifiuti, è chiaro, devono avere la carta di lavoro. Altrimenti probabilmente non c'è tutto questo obbligo nel momento in cui vengono e fanno una cosa diversa, però ci sto ancora studiando su questa cosa qui. La cosa importante anche in questo caso è che possono venire, fare tutta la procedura e poi ritornare in Italia e continuare la loro vita in Italia per 2 anni, sono tranquilli. Quindi sia per i pensionati che vengono qua a prendere la residenza, sia per i volontari, diciamo entrambi e si mettono in tasca un lascia passare in caso di emergenza, perché di fatto attivano il piano B. Piano B che è altamente raccomandabile, perché purtroppo stiamo andando incontro a un anno molto particolare, quello del 2025, in cui loro, cioè i signori, l'elite, gli illuminati, hanno più volte detto che succederà si avvereranno tutta una serie di eventi che loro avevano preannunciato e sui quali avevano lavorato. Quindi non dobbiamo mai drammatizzare, credo, dobbiamo essere sempre positivi, però dobbiamo essere anche consapevoli che, secondo coscienza, ognuno per le proprie possibilità dovremo fare qualcosa per lavorare su un piano B. Capisco che ci sono molte persone che sono legate all'Italia, hanno magari il papà, la mamma, insomma una situazione che hanno bisogno di aiuto, non si possono spostare. Per carità di Dio, ci siamo un po' passati tutti, un po' più, un po' meno. Ecco, però ritengo che per coloro che invece sono liberi, possono, non hanno vincoli particolari, ecco, ci sono varie possibilità, no? Uno può andare da tante parti nel mondo. Un piano B, ecco, da attivare in 24-48 ore, possibilmente sarebbe una cosa altamente raccomandabile. Allora, non so se c'è qualcuno in linea che magari vuol fare delle domande, io sono qua. Il punitore, la Tanzania con Fiore. Attualmente no. Nessuno, stanno ascoltando. Non è la Tanzania con furore, però posso dire che io non posso altro che parlare bene di questa nazione qui, perché mi ha ospitato, non mi ha chiesto praticamente niente, non mi ha chiesto soldi, mi sono ovviamente avuto fortuna, perché ci vuole anche un po' di fortuna, e sinceramente, considerando che è un paese africano, io mi ci trovo bene. Stamattina sono andato a fare una bella passeggiata sul mare,
qui vicino a me c'è, ora poi ve lo spiego, c'è una baia con un bel golfettino con una bella spiaggia, e ho fatto una bella camminata fino in fondo, sono tornato indietro, non c'era quasi nessuno, è come se la spiaggia fosse tutta mia. Tant'è che nella locandina, ora poi ci arriviamo, anche a mo' di battuta ho scritto che quella lì, siccome non ha nome questa spiaggia qua, magari una volta, un giorno, la chiameranno la spiaggia del dottor Max. Allora, molti di voi mi conosceranno come Massimo Guerrieri e come Massimo Michele Guerrieri, e non mi conoscono come dottor Max. Dottor Max è una cosa che è venuta fuori un po' così per battuta con amici, e hanno a un certo punto cominciato a chiamarmi dottor Max, soprattutto tanzaniani, perché Massimo gli rimane difficile dirlo. E allora poi, siccome mi credono che sia un dottore, in effetti sono mezzo dottore, mi chiamano dottor Max. E così da lì è partita questa cosa buffa, per cui ora mi chiamano tutti dottor Max e io mi faccio chiamare dottor Max. Quindi la dottor Max Foundation è chiaramente la fondazione di Massimo Guerrieri e ha come obiettivo, dovrei parlare di missioni, obiettivi in un certo senso, come missione principale quella di raccogliere la plastica e i detriti che qui in Tanzania, ma anche in Africa e non soltanto, anche in Italia purtroppo, in tante zone in tutto il mondo, sono un po' sparsi da tutte le parti, che poi è tutta roba che va a rifinire in mare. Allora, io, questa è la cosa, no? Diciamo così, è l'esigenza che mi è venuta proprio boom, subito all'occhio quando sono arrivato qua. Perché effettivamente io vivo in un villaggio in cui sono l'unico bianco e esco fuori, no? Vado in giro e vedo tutta questa plastica, tutta questa roba, tutte queste bottiglie. Effettivamente è abbastanza deprimente. Quindi io questo credo che sia sicuramente la priorità in Africa, perché loro non hanno nessun sistema di riciclo urbano, insomma, riciclo così come si può intendere noi, no? Ma devo dire che, con mia grande sorpresa, anche nei paesi industrializzati questo è un problema grossissimo, perché soltanto una piccola parte dei rifiuti, no, viene raccolta con la differenziata, e soltanto una piccola parte della differenziata viene utilizzata, viene riciclata. E questa è una cosa gravissima, e credo che questo sia uno dei problemi più grossi che dovremo affrontare, anziché magari pensare a tante cose che lasciano il tempo che trovano. Perché la prima cosa che dovremo fare è quella di avere rispetto dell'ambiente. Oltre a questo aspetto, io ho anche valutato il discorso volontari, no? Quindi lì si collega alla fondazione. In effetti è forse l'unica fondazione al mondo che ha due missioni effettive: quella della raccolta della plastica in primis, poi possibilmente anche dei rifiuti, e secondo, quello di dare la possibilità ai ragazzi dai 18 ai 54 anni, qualora lo volessero, qualora ci fosse un'emergenza molto grave in Italia, di venire con estrema facilità e almeno mettersi al sicuro, diciamo così. E quindi l'unica cosa che mi sono potuto inventare, perché io non sono in business, io qua ho un visto come pensionato, l'unica cosa che ho potuto fare è questa fondazione. Quindi l'obiettivo principale è quello della raccolta dei rifiuti, va bene? La sede operativa sarà presso il Kipepeo Village Beach, che è questo resort nel quale mi sono trasferito io per i primi 3 mesi quando sono arrivato. Ovviamente ho fatto amicizia con tutti, mi conoscono tutti, e quindi anche quando gli amici vengono dall'Italia io li sistemo sempre lì, perché qualsiasi cosa succede, insomma, usano un occhio di riguardo, va bene? La sede è operativa, è quella lì, vabbè, a parte la sede mia e qui dove abito, la sede operativa sarà quella, e sarà probabilmente collegata anche ad un'altra attività sulla quale sto pensando. Cioè, siccome la fondazione ha comunque bisogno di introiti, no? Ha bisogno di donazioni, va bene, di finanziamento, per portare avanti poi progetti di raccolta che costano tanti soldi, se si vuole fare le cose bene,
ho pensato di comprare una barca. Comprare una barca, possibilmente una barca da pesca, quelle tipo di altura per capirci, perché qui davanti a noi c'è anche una bella isoletta dove si può andare a portare i turisti o gli amici che vengono a trovarci, e anche quello è comunque un servizio importante per il resort dove sono. Quindi ci sarebbe questa idea di fondo per cui poi si prendono anche le persone, si portano a fare pesca subacquea, a fare pesca normale, fishing, le portiamo a fare snorkeling, cioè le portiamo con la barca, creiamo un'attività intorno a questa, per cui si crea un business, no? Un business che serve per finanziare la fondazione. Non so se ci riuscirò, perché comunque è un budget non indifferente, però proverò, ecco, a realizzarlo. Il progetto inizierà ufficialmente dal 1 gennaio del 2025, quindi utilizzerò novembre e dicembre per, diciamo, mettere a punto i dettagli, gli accordi, i contratti con resort, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che nel breve, se ci sono delle domande, io sono qua. C'è una domanda. C'è discriminazione e razzismo in Tanzania? Ancora no, ecco. Vediamo un po'. Bella domanda. No, io ti dico no, non c'è. No, anzi, devo dire che... Non è risultato, però. No, assolutamente no. Certo, dobbiamo capire una cosa. Noi siamo comunque bianchi. E loro, qui non c'è quell'astio, quello magari la cattiveria, quelle cose che si sono purtroppo create dopo il colonialismo, no? In tante zone dell'Africa, e che purtroppo continuano ancora, anche oggi, soprattutto nell'Africa francese. Però sono un attimino, hanno avuto più, diciamo così, più fortuna. Quindi forse anche per un po' a causa del loro carattere, che sono dei pacifici, io non percepisco un'energia negativa. Anzi, io percepisco un'energia più positiva qua che magari da quando vengo in Italia. Devo essere sincero, io in Italia non mi sono mai sentito a casa mia, anche se ci vengo sempre molto volentieri, perché soprattutto quando si vive tanti anni all'estero e ci si affeziona ancora di più alla nostra nazione, anche se poi magari, ecco, siamo venuti via, l'abbiamo abbandonata, e per quello che mi riguarda, senza nessun tipo di rimorso, però quando ci vengo sempre volentieri. Devo dire che anche l'ultima volta che sono venuto, che era a marzo, ho trovato per esempio Lucca, ma anche Roma, dove sono andato all'aeroporto, in buone condizioni. Cioè, non mi pensavo di trovare una situazione peggiore, invece ho trovato una situazione piuttosto buona nell'insieme. Allora, dicevo... Dunque, stavo parlando e dicevo del discorso del discorso a breve, no? Di fare un passettino alla volta. Ora, io a ottobre, parto il 10 e poi dovrei tornare il 29, tornare su 100, io sarò in Italia. Ci sono molte persone che mi seguono e che, insomma, magari hanno il piacere magari di incontrarmi, eccetera. Quindi già a marzo io ho organizzato un piccolo evento sul piano B che è andato nell'insieme piuttosto bene. Sono venute circa 25-30 persone, poi siamo andati anche a cena la sera, insomma è stata una cosa positiva. Allora ho pensato, ritornando, di organizzarne altri due. Il 19, sabato 19 di ottobre, si terrà a Lucca, presso il San Luca Palace Hotel di Lucca, centro di Lucca, via San Paolino, un evento. Il numero massimo sono 50 persone, quindi chi è interessato prenoti subito, perché la sala è piccolina. Comunque sarà, bene o male, il primo congresso internazionale sull'oro etico. Perché gli ho dato questo nome qui? Gli ho dato questo nome qui perché tutte le aziende che parteciperanno hanno comunque un'esperienza internazionale, quindi non sono solo aziende italiane, ma possono portare un'esperienza anche a coloro che poi dopo diventano clienti, diciamo con una visuale molto più ampia. Va bene?
Le aziende che parteciperanno sono l'azienda, diciamo, che rappresento io principalmente, si chiama Auvesta ed è un'azienda tedesca, anche se è presente in circa 150 paesi al mondo. Poi c'è la AZ Metalli di Valenza, interverrà Antonino Zurlo, che è il direttore generale, anche lui ha 35, quasi 40 anni di esperienza nel settore anche minerario in Africa. Poi interverrà Claudia Brandoni per la Elior. La Elior è un'azienda alla quale io mi appoggio principalmente per i piani di accumulo che facciamo anche noi con Auvesta, ma per tutta una serie di ragioni ho deciso di appoggiare a lei. E poi non saranno presenti, però ufficialmente sarà presente anche la Swiss Gold Safe, che è l'azienda dove io suggerisco di stoccare l'oro a Zurigo, Svizzera, suggerisco di stoccare l'oro per certi quantitativi, diciamo per quantitativi magari superiori ai 15-20 mila euro, perché per tutta una serie di studi che ho fatto io e i miei interventi li trovate, tutti gli interventi li trovate sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri, non è raccomandabile stoccare l'oro in Italia, a parte che è molto più costoso, però è oro a rischio di confisca. Avrai anche te, scusami Ubaldo, ho sentito parlare di grande reset, no? Se ne parlava già 4 anni fa. Se viene fuori questo grande reset, oppure la guerra, e la nazione, lo Stato ha bisogno dei soldi, potrebbero confiscare, come fecero nel 1933, l'oro disponibile anche nelle cassette di sicurezza, perché comprando in Italia purtroppo bisogna mandare una comunicazione all'ufficio delle finanze, quindi sanno, bisogna sempre seguire le normative di legge, vediamo di capirci, bisogna mandarla questa comunicazione, va mandata per legge, però sanno che abbiamo l'oro, va bene? Ecco, questi problemi per esempio ci sono in maniera molto diversa se si compra l'oro direttamente in Germania e si stocca in Svizzera, per chi ha informazioni, vuole maggiori informazioni, mi può poi contattare, diciamo, consulenza privata e gli spiego per bene tutto. Allora, venendo in Italia, abbiamo detto il sabato è il congresso internazionale dedicato all'oro etico. Perché l'ho chiamato oro etico? Perché io mi sono accorto, e lo sapevo già, perché la situazione in Italia è la stessa di quando io ho lasciato l'Italia, è sempre stata una nazione in confusione in certe cose e lo sarà sempre, perché purtroppo fa parte della nostra mentalità. Noi non siamo anglosassoni, facciamo le cose un po' così, siamo dei grandi creativi, siamo dei grandi geni a modo nostro, però ecco, quando ci si trova a lavorare, spesso e volentieri facciamo un po' di confusione e non siamo esattamente in focus. Quindi io, una delle cose che ho notato di più, è che purtroppo molti banchi metalli, mai generalizzare troppo, perché ci sono dei professionisti come la Z Metalli, per esempio, anche in Italia, intendiamoci. Però per quello che mi hanno detto proprio le persone che hanno avuto grossi problemi e che mi hanno contattato a me con la richiesta di risolverli, effettivamente la situazione della vendita dell'oro in Italia è tutt'altro che chiara. È abbastanza in confusione. Va bene? Allora, l'ho chiamato oro etico perché io poi leggerò, è inutile che ve lo legga adesso, una specie di codice etico che io ho piacere di instaurare con tutti coloro che mi contattano, soprattutto con tutti coloro che poi vogliono andare avanti e si affidano a me per la consulenza, perché io sono una persona disponibile, alla mano, non ho la puzza sotto il naso, con me ci possono parlare tutti senza problemi, non ho pregiudizi, perché se ce l'avessi non sarei venuto in Africa, dove sono tutti africani e gente di colore. Quindi io ho un sito che si chiama menteaperta.net e vengo, dice lui. Però non ho voglia di perdere tempo e pretendo correttezza, perché troppe persone mi chiamano, mi dicono le cose e poi dopo spariscono. Ecco, bisogna riuscire, anche questo è un esempio della confusione che abbiamo in mente, no? In testa.
dobbiamo riuscire prima certo. di tutto a studiare bene l'argomento. Per studiare bene l'argomento e per darvi una mano, io vi ho scritto un report che trovate sul mio sito a menteaperta.net, cliccate su Storia dell'Oro e avete tutto il testo che io man mano aggiorno a secondo delle cose importanti che scopro e che vi devo dire, come vademecum all'acquisto dell'oro. Intendiamoci, l'oro poi lo potete comprare dove volete, a me non mi interessa nulla. Io, il mio suggerimento è quello di, prima di tutto, prima di fare qualsiasi cosa, di partire da lì. È una lettura anche abbastanza semplice, come se fosse un piccolo librettino, sono 40 pagine, vi dico delle cose che magari non sono tanto semplici da capire, però se ve le dico in quella maniera lì, vuol dire che c'è sempre un motivo. Se poi c'è qualcosa che non vi torna bene, che non è chiaro, me lo dite, mi contattate e io vi spiego meglio il tutto. Va bene? Allora, e questo giorno qui, il giorno del 19, quindi è indirizzato principalmente a tutti coloro che non hanno ancora comprato oro, che desiderano ulteriori informazioni e che vengono per avere e per fare tutte le domande possibili, immaginabili, ad un panel, diciamo così, di consulenti che messi tutti e tre insieme, con lo spirito giusto, positivo, nel tentativo veramente di dare la risposta, no? Se ce l'abbiamo, ecco, con questo spirito qui possono venire a fare tutte le domande che vogliono. Il giorno successivo ho deciso, sempre nella stessa sala, al San Luca Palace Hotel di Lucca, centro di Lucca, in via San Polino, ho deciso di organizzare invece un evento dedicato alla fondazione, eccola qui, Dr. Max Foundation, che include i vari i piani B con le varie possibilità che, di cui vi dicevo prima. Quindi sarà, diciamo, un discorso più a 360 gradi, in cui si può parlare anche del trend dell'economia. Vi ricordo che l'oro sta letteralmente volando, perché l'oro... L'oro negli ultimi 20 anni, ascoltate bene, l'oro in euro ha fatto più di 6 volte, va bene? Gli ultimi 5 anni ha fatto, ha fatto il 74% gli ultimi 5 anni, l'ultimo anno il 33%, gli ultimi 6 mesi il 17%, gli ultimi 30 giorni il 6%, oggi sta facendo lo 0,14%, adesso 0,11%, ed ha sforato... Una bella ascesa. Ha sforato quello che... si pensava fino a pochi anni fa fosse una soglia invalicabile, è quella dei $2,500 all'oncia, e a 2.663. Ed ho previsto, te non so se te lo ricordi, Ubaldo, ma 4 anni fa, quando si iniziò a fare, ed è scritto nel report sull'oro, la storia dell'oro, 4 anni fa avevo ipotizzato che nel 2023 avrebbe superato i $70,000, infatti adesso è già 82, quindi diciamo che in quel caso ci aveva azzeccato. Ora prevedo che prima della fine del 2026, ma con molta probabilità questo potrebbe anche accadere entro il 2025, perché oggi è già a $83,000 al grammo, quindi siamo molto vicini a 100. Prevedo che sforerà la quota $100,000 al grammo. E questo perché succede? Molto semplice, a causa delle turbolenze che ci sono nei mercati finanziari, sulla moneta e soprattutto a causa della guerra.
c'è l'introduzione della moneta digitale centralizzata che porterà le varie banche centrali, no? Quella degli Stati Uniti, quella dell'Europa, quella dell'Asia, eccetera, al vecchio stile della banca centrale russa, in cui c'era una policy sola, una policy non sola, cioè un modus operandi unico per tutti, e tutte le varie banchette sparse in Russia si dovevano adeguare alla volontà della banca centrale. Ecco, questo è il trend nel quale stiamo andando. Dobbiamo assolutamente fare anche un discorso di valutazione del patrimonio. Ci sono molte persone ancora facoltative in Italia, però molti di loro sono ancora alla finestra a guardare con la speranza che le cose si sistemino. Io nel report spiego la differenza tra investire anche il 50% in oro in questo momento e non farlo. Ecco, il non farlo è semplicemente pazzesco, soprattutto per coloro che hanno soldi in banca lì, fermi, che non rendono niente. Ma anche questa fa parte della consulenza che fornisco, la consulenza patrimoniale, e se volete qualcuno. Ci sono altre domande? Altre cose che dicono i nostri amici? Allora, è uno che ha detto cosa ne pensi dell'auto elettrica, no? Allora, io non lo so se abbiamo parlato di questo aspetto. Io credo che l'elettrico, così come c'è stato venduto, sia stata una boiata pazzesca. E mi fa piacere che anche il presidente della Toyota, mi sembra pochi mesi fa, abbia annunciato che loro lasceranno completamente l'elettrico, anche perché hanno sviluppato varie altre tecnologie, motore ad acqua e tantissime altre tecnologie, che queste tecnologie sono disponibili da anni, ma naturalmente gli interessi sul petrolio sono tali per cui non ne hanno mai fatto di niente. Esiste addirittura anche la macchina ad aria compressa. Ora uno può dire, accidente, comprare una macchina ad aria compressa. La macchina ad aria compressa era stata già creata all'inizio dell'anno 2000 da un ricercatore della provincia di Potenza. Aveva aperto anche qui a Bologna un capannone dove lavorare 90 maestranze, e uno anche in provincia di Potenza, a Tito per l'esattezza, e gli hanno fatta chiudere immediatamente. L'hanno pagato e l'hanno fatto sparire. Certo, così. Così come l'ingegner Meyer, il californiano che faceva andare la macchina con l'idrogeno, lui voleva pagarlo, una bella cifra, siamo negli anni 70, ha rifiutato ed è sparito, ma però non sparito con quello di Potenza, sparito come i vescovi cinesi in Cina. Sparito, esatto. Ecco, quindi come conclusione possiamo dire che la domenica sarà un incontro un pochino più informale. Magari, ecco, chi vuole venire ha più possibilità di fare domande a 360 gradi, ovviamente parleremo anche di oro se necessario, e magari avranno magari maggiore possibilità di parlare con me, ecco, se devono. Però io gli altri giorni, se uno ha un problema magari un po' particolare e mi vuole vedere in un altro giorno, io sono sempre a Lucca, quindi basta organizzarsi e mangiamo, beviamo qualcosa insieme e va bene lo stesso. Sì. Bene. Quindi la differenza tra i due giorni è che il primo è una cosa un pochino più formale, più professionale, ed è indirizzata soltanto all'oro e ai metalli preziosi anche, ovviamente. E il secondo è una cosa, diciamo, un pochino più a 360 gradi, e non vi nascondo che io soldi, come sai Ubaldo, non ne chiedo mai. Sto ancora aspettando il tuo assegno, ma non arriva ancora l'assegno che ma avevi promesso. Io sono paziente, pagherai un po' di interesse. Va bene. No, scherzi a parte, io non chiedo niente, però naturalmente questa è una fondazione, e la fondazione naturalmente si sostenta grazie alle donazioni. Quindi cerchiamo di,
di capire un po', metterò insieme anche un po' di marketing, ci lavorerò un pochino, tanto mi diverto a fare queste cose qui. Ci sarà la possibilità di comprare anche online la membership per la partecipazione, no? Per il sostentamento alla raccolta dei rifiuti. Ci vuole un pochino di tempo per lavorarci, sia gli amici americani che vengono al resort, cioè tutti i visitatori del resort, sia per coloro che mi seguono avranno la possibilità, con un piccolo investimento, ecco, di sostenere la fondazione. Io mi fermerei qui, Ubaldo, non so se hai domande. No, niente, benissimo, quindi fa piacere vedere un po' se quanti arrivano a Lucca. Penso che c'è gente in Liguria che c'è di sicuro, lì a Lucca ci sono delle persone che sicuramente ci verranno, non c'è problema di questo, e poi gli altri non so, gli altri dipende dove stanno, poi casomai, visto che poi nel link del video mettiamo la data, così chi legge sa quando c'è, dov'è, che indirizzo è, e così la gente viene, se lo sapendolo prima ci viene. Questo è importante. Va bene. E allora, per chiedere il materiale potete scrivermi a mmguerrieri, che poi sarebbe sotto, @yaco.com. Se me lo scrivi, Patte c'è scritto nelle informazioni. Sì, poi io scrivo l'indirizzo, chi vuole contattarti lo metto. C'è scritto e vi mando le due locandine, va bene, e il programma. Dopodiché, va bene, i posti sono limitati, se volete venire c'è tutto anche il programma, andiamo a fare un pranzetto in un posticino molto carino lì a Lucca, cioè non è che sia proprio una cosa, è anche una cosa di intrattenimento piacevole, diciamo così. La sera andiamo a mangiare Giulio Pelleria, che è un'altra zona, un ristorante tipico di Lucca, ecco, vediamo di fare una, di sposare, no? Sì, dovere, certo. Piacere. Va bene, allora ci sentiamo, adesso mettiamo i titoli, cioè mettiamo il video in onda, mettiamo i link che hai mandato, e più mettiamo la data in cui avviene questa, diciamo, questo incontro, e l'indirizzo di Lucca dove questo ti terrà. Scusami, magari se c'è qualcuno che abita lì, che ha un telefono, gli mettiamo anche quello. Prego. Vado, c'è Leo che dice, ma la Tanzania è veramente così sicura? La Tanzania è molto, per la zona mia, dove sono io, molto più sicura che di qualsiasi città italiana, posso assicurarti al 100%. Può sembrare una cosa strana, qui non ho mai sentito dire che uno ha rubato una bicicletta o un motorino. Ottimo, ottimo, perché siamo altri paesi dell'Africa. Questa è una, secondo me, soprattutto in questa zona qui, mi dicono che la zona nord di Arusha, dove sono le miniere del Lago Vittoria, anche perché è vicina forse all'Uganda, non lo so, però magari è un pochino più rischiosa, ma questa zona qui è tranquillissima, e anche Zanzibar. Va bene. Saluto allora, a tutti. Ciao, saluto a tutti, vi saluto e alla prossima. Ciao, grazie, Marco, ciao.